Zombie Apocalypse. Allora, eccomi qua, scusate la sfattezza, ma stavo lavando i piatti, vabbè, questo è un video appunto chiacchiericcio dove pulisco appunto i piatti, avete visto ben poco, ma vabbè, dettagli. E, che dire, finalmente sto riuscendo a registrare altri video, dopo di questo ce ne saranno altri inerente sempre alle pulizie, videoblog di pulizie. Appunto qua intorno non ne voglio, ma provo a farlo anche col caldo, vabbè. Per adesso stoppo questo video di qualche minuto in meno o in più, non lo so, e, perché devo andare in sala a farmi il paletto del mento, perché non lo so, vediamo se ne voglia mia nonna, se no lascio perdere e non me ne tolgo. Comunque questo pezzo di peli non lo vedrete perché tanto non interessa a nessuno, però ho intenzione di farvi lo stesso come pulisco il mio campo di make up, vedete? Da quella parte lì, sì, di là. E nulla, a dopo. Come vi ripeto, non ho voglia di riprendere mentre mi faccio i peli perché tanto c'è ben poco da vedere, ma il resto è fattibile, che vi faccio vedere dove pulisco lì, da questa parte qua, qua. No, dove sto indicando? Di qua. Vedete, questa parte qui è tutta da pulire. Quindi la pulisco. Adesso, la dopo. Ciao raga, come state? Spero bene. Oggi è altro giorno, ovvero oggi è... deve essere lunedì, se non erro, martedì, comunque non importa. Anche se dovrebbe importare, perché oggi è 24. E niente, allora, come state? Voi direte, anzi, c'entra che 24, no? Perché ho fatto delle cose belle, ma poi non le ho ancora pubblicate. Belle ci fa per dire, perché magari a voi non vi interessano, ma in un certo senso ho fatto dei clip che poi alla fine non me li cagherà nessuno, ma pazienza. Cioè, non me li calcolerà nessuno, me li visualizzerà nessuno, ma pazienza. Cosa dirvi con tutto ciò? Che oggi non sono ancora uscita di casa, non ho fatto nulla di tutto ciò, a parte pulire a destra manca, non ho registrato niente, ma pazienza. E, infine ho aperto la finestra, c'era un ragno grosso così, voi direte quanto è grosso, non commente. Non l'ho manco ucciso perché non ne valeva la pena, poveretto. Di lui, a me i ragni non mi piacciono, devo dire la verità, sono sincera, non mi sono mai piaciuti, e se potessi non, se potessero per me, per mezzo mio, non esisterebbero mai i ragni. Altro commento, mi sta arrivando un cuoricino così, perché da YouTube sì, e, sicuramente perché ti ringraziamento, e, un altro ancora, va bene. E cosa volevo dirvi di bello? Mi sto divertendo un mondo a stare anche senza fare video sempre, però vabbè, a me piace fare video, ma alla fine i video vanno a farsi benedire perché non riesco mai a registrarli, ma a me interessa più che altro divertirmi anche senza fare video. Divertirmi si fa vedere perché c'è sempre tanto da fare in casa, anche se non voglio di registrare devo comunque fare pulizie fatte in casa. Oddio, sta coda come ce l'ho, sembra una coda di rospo, vabbè. E nulla, cosa dirvi,
Sto finalmente cercando di capire che video voglio fare, come li voglio fare e che cacchio voglio fare di video. Forse domani o stasera ce ne sarà un altro video che riccio come questo. Non so se riuscirò a truccarmi perché voglio truccarmi e non riesco mai. Vorrei truccarmi, giuro, ma vedete la pelle mia? Che quanto sudore che gronda fuori. Voi direte il caso con questo caldo? Anche no, però ci voglio provare, ma vedo che non funziona perché o uso come si chiama? O uso il ventilatore per truccarmi perché sennò non c'è modo. Se uso il ventilatore, anche se lo sentirete, ahimè, mi tocca utilizzarlo perché sennò senza ventilatore. Si muore di caldo. È vero, esiste anche il caldo anti. C'è il make-up anti-afa, ma quest'afa ha voglia di esistere. Quest'afa è una cosa allucinante. Io non so quanto potrò resistere a questo caldo, perché sto grondando come se non ci fosse un domani. E vabbè, intanto qua anche il bulbo pellifero è andato a farsi benedire perché c'è ancora la macchietta di peli, anche se mia non me li toglie, ci sono comunque, io mi dovrei truccare, ma non fa truccarmi, come vi dicevo appena pochi minuti fa, perché grondo di sudore, anche anziché farmi la doccia sono di nuovo nuovamente sudata. Io non so cos'è il mio corpo che suda come se non ci fosse un domani, però vabbè, dettagli e niente. Allora, volevo farvi un video di pulizia, non pulizia, sì, ve lo faccio sempre. Sempre quei pochi minuti che vedete, che poi sono un'eternità. E poi qua c'è dei prodotti da recensirvi qua, vedete? No, non si vedrà una mazza. Però ve lo dico che qua c'è di tutto e di più. C'è di tutto e di più. Però non so ancora quando acabo registrare questo video. Vabbè, niente. Allora, dopo questo video non lo so se ce ne saranno altri, ma voglio promettervelo, perché sono stanca di fare promesse che non mi riesci di mantenere, come al solito. Però vabbè, e niente. Allora, da qui in avanti vi farò a camera, perché in cucina o in sala non si può. C'è un casino, un frastuono della televisione che veramente non si sente niente. Quindi, tanto vale che vi faccio qua, che si sente un po' la televisione alta. Da questa parte, perché se io abbasso la televisione non sente niente mia nonna, se invece io la alzo, allora Gugu la sente come se non ci fosse un domani, perché gliel'ho messa a 100 stamattina, ha voglia che sentiva anche troppo. Però quando metto la televisione alta a 100 di volume non sente a me, o ascoltami bella mia, non a me. Se voi mettete la televisione alta, allora non mi parlare. Se vi mette la televisione bassa, allora parliamo in due, ma non in 100.000 persone che stanno in televisione e noi le ascoltiamo. Ascolti me, ascolti la televisione. O abbassi un pochettino, parliamo con le persone cristiane, perché se no come faccio ad ascoltarti se di metterti la televisione a 100? E sì, ragazze, non fa, ragazze, non fa per niente. Aspettate che voglio mettere l'inquadratura un po' più, ok. E quindi non lo so, ragazze, quindi devo giusto trovare un compromesso tra la televisione e quando devo registrare i video, perché così non è possibile, ragazze. È una cosa catastroficamente allucinante e vabbè. Cos'altro volevo dirvi? Che da qui in avanti cercherò, sì, lo so, lo dico sempre, poi chissà quando cacchio uscirà un mio video. Che da sì, vabbè, ve lo dico comunque. Ah, da qui in avanti farò più video lunghi, ma lunghi, lunghi, anche se voi vi rompono le zebedie a fare video così lunghi, ma spero che vi possano intrattenere. Quelli che si riguardano va bene, quelli che non si dobbiano guardare perché i video miei sono troppo lunghi, ahimè, pazienza. Però non voglio troppo lamentare delle visual. Sì, è vero, mi devo impegnare a fare video più lunghi, ma che però abbiano un valore. Sto a fare video di gne, che non sanno di niente, tanto meglio non ne faccio. Oppure
Come avete consigliato migliaia di persone a fare video ASMR, penso che piacciono tanto, quelli li sto facendo. Non sempre perché devo trovare un tempo di... non dico di svago, stavo dicendo di svago, ma assolutamente non è solo quello. Di organizzazione, ecco, devo trovare un'organizzazione al fatto di come posso organizzarmi meglio per fare il video ASMR. Un punto di spazio dove sì, lo so, lo spazio ce n'è quanto ne voglio, ma non sempre, vero? Li potrei fare quando smetto di pulire in casa. E il resto che poi non si smette mai dopo di vita, perché o mia nonna mi chiama per una cosa, o sta cucinando e si vuole aperta i aperti le bottiglie, perché lei quando apre le bottiglie ha le mani tutte, che non quasi, dice lei, che non gli sembra niente. Però vabbè, pian piano gli stanno guarendo, ma vabbè, non so come si chiamano, ferite, agari, no, agari che dico, ferite di abrasioni alle mani. Che tanto usare detersivi e cose varie, adesso non voglio allarmare per carità di Dio, però aveva delle ferite alle mani che non le potevano più funzionare bene. E avevo sempre, come avrete visto sicuramente in un video, avete visto che avevo le guante alle mani. Perché? Perché si era rovinate le mani a forza di usare detersivi aggressivi verso le mani sue. Quindi no, si sta curando con una pomata che gli ha dato la dottoressa sua, cioè la nostra dottoressa, che sarebbe quella di base, per ritornargli le mani. Non dico come prima, però come posso dire, sì, un po' più decenti, perché come aveva le mani lei, per carità di Dio, scusate se faccio così, ma per farvi capire che lei aveva delle mani non come le mie, che sono mani, come dite voi, di fata, non c'entra niente, però le mani non le ho rovinate come le sue, perché io non so mettere guanti e a volte non neanche li metto, ma non sono così rovinate come le sue, cioè non sono proprio rovinate. E quindi lei se l'ha un po', il detersivo gli ha mangiato quasi le mani, è brutto da dire, ma è così, e quindi c'ha delle mani che, vabbè, no comment, non le ha brutte. Perché non le ha brutte, è una bella donna, mia nonna, devo dirgli la verità, dirvi la verità anche. Però con tutto ciò non è possibile che abbia le mani distrutte dal detersivo, perché lei lavora tanto in casa, l'aiuto anche io a pulire in casa, ma il grosso lo fa lei, perché ha paura che io mi posso rovinare le mani io, che mi posso rovinare i vestiti o quant'altro. Quindi onde evitare che io mi faccio che pastrucchio addosso a me, preferisce fare lei il lavoro più grosso in questa casa. Non dico che c'è sulla scala, sul mio armadio, sul suo, però tipo smacchiare la roba, o altri tipi di cose futili che fa, che poi cose futili tanto non sono. Capirete bene che per i lavori grossi, tipo smacchiare o strofinare o cose varie, di pentole o panni, eccetera, queste cose, anche la varichina mi dice sempre: non la mettere troppo alta perché ti potresti schizzare i vestiti più belli che hai. Infatti, mi devo sempre cambiare. Questo è un vestito di ricambio in casa, non è solo per uscire, ma lo tengo talvolta anche per stare in casa. E quindi, perché no? Questo lo uso per stare in casa, non per andare fuori, perché sì, se lo so, sarebbe bello per uscirlo in casa, per tenerlo fuori da uscire da casa, ma preferisco quando non ho nulla da fare, lo utilizzo in casa e a caro, perché per stare in casa preferisco utilizzare per dei vestiti e gli indumenti, che se mi va della varchina schizzata su, almeno ciao, buonanotte, finisce lì. Se invece devo usare dei vestiti che vanno, come dire, a sporcarsi e ne va via, ne entro la varchina, ciaone, il vestito lo devo salutare. Ecco perché vi dicevo da prima, mia nonna mi dice, spruzza la varchina dentro la secchia di lavare a terra, basso, basso. Questo era il mio discorso, più lungo che non riesco mai a terminare, ma vabbè, dettagli. Mettilo basso nella la varichina, il bottone, come si può dire,
il secchio della varchina dentro al secchio di lavalaterra, perché se te lo spruzzi di varchina il vestito nuovo che hai, so cavoli, non ne va più via. E ha ragione, in effetti è così che devo fare, cercare di spruzzare, cioè non di spruzzare, di gettare della varchina dentro al secchio di lavalaterra basso basso, perché se no se mi si schizza so cavoli, appunto. Quindi in un certo senso mia nonna tanti torti non ha, non tanti torti non ha, quando mi dice certe cose di farle a modo, come si può dire in gergo bellunese, a modino, fatte bene, perché se uno non fa le cose fatte bene, come si può dire, non va da nessuna parte, ed è vero. Quindi le cose vanno fatte bene, anche quando voi mi dite perché vi silenzi, le cose vanno, le togli, che dopo vi diventa una palla grossa così. È vero, avete ragione, io non vi do retta, non perché non voglio darvi retta. Sì, lo so, sono testardo e pigra e tante altre cose. O anche piccocce, come si può dire, più testarda alquanto. Ma è perché io sono un po', non dico proprio, sì, sono un po' una stronza, lo devo dire, sono una stronza, non so cosa dire, ma la verità, sono stupida, sono una fessa rotta, perché sembro, non sembro fessa, ma lo sono e come, altro che. Però, raga, mi andava a me di fare così e così ho fatto. E cosa parli? Di tagliare i video, tagliare le parti, quelle noiose e lasciare quelle belle. Cioè, i silenzi, le pause, i ripensamenti, io guardo da una parte all'altra. Vedete, questo andrebbe tagliato. Però io non lo taglio perché non so fare i bei tagli, ragazzi. Se io farei i bei tagli, magari sarebbe un video più bello, ma voi direte, ma se lo fai troppo robotizzato non ha senso il video. Cioè, se lo tagli troppo le frasi dove tu parli, non si capisce una mazza, per non dire altro, per non essere volgari. È vero, avete ragione. Quindi devo imparare a tagliare, a saper tagliare le parti brutte o noiose addirittura. E io quello devo ancora capirci bene dove cacchio tagliare, perché non è possibile che tutte le volte taglio e non so dove tagliare. Cioè, dividi per parti, se lo so che lo sapete, ma lo dico per me, per capire bene dove devo sbagliare, dove non devo sbagliare, o via. Taglio la parte da tagliare, cioè la suddivido in varie parti, o in una parte, vabbè, sto parlando a caso per farmi capire a me oltre che a voi. Suddivido la parte, poi guardo un po', riclicco sulla parte che ho suddiviso, la visualizzo più volte finché non ho capito cosa, di cosa sto parlando, eccetera. Se c'è una parte che è noiosa, la taglio, punto, e la cancello. Oppure sì, appunto, la elimino o metto in silenzio, non lo so, quello che è. L'importante è che non si capisca, cioè, che non si veda la parte in cui è monotona, o qua, o là, avete capito? Ecco, quelle parti lì vanno tagliate. Anche una parte dove io sto cercando di parlare troppo veloce o troppo calma, quelle parti lì io, devo dire la verità, non mi piacciono, ma questo è il mio carattere, ragazze. Non ci posso fare niente. Sì, è vero, mi piace di più l'ASMR perché voi dite che sono a portata. Ma da una parte per l'ASMR lo faccio quando riesco, perché non sempre cioè, ho constatato che non sempre riesco a organizzare la parte più carina, il momento più carino. Il momento più carino non c'è mai, però per dirvi a voi, il momento più carino che vorrei di tutta la giornata sarebbe o la notte, quando dormono tutti, ma mai, perché tante volte ho provato a farlo e lei mi ha interrotto, non è successo una volta. Ma voi ancora non avete visto il video, ma vabbè, dettagli. Quindi io ho detto, provo a fare il video, lei mi ha interrotto, ho cancellato tutto, grazie, ecco perché non avete visto il video, grazie, lo so. Ho cancellato tutto. Quando lei si è addormentata, ho voluto registrarlo, ma io parlavo tutta tremante, quindi no, perché ho paura, non so di cosa, le mie fisse mentali chissà cosa mi fanno capire o percepire. E ho detto, ma perché sto tremando così? Mi sono detta tra di me, ma lascia perdere, non registrare, registra di giorno come fa essere Chanel, Serena Chanel, la conoscerete tutti senz'altro. E lei registra quando cacchio le pare, ovvero o di notte o di sera o di giorno, basta che registra video ASMR.
come le parallele. Infatti lei c'ha una marea, non dico, non voglio esagerare, ma è stra visualizzata per parecchi canali, sia ASMR che non ASMR. Ecco perché mi chiedo io, cosa cacchio ho fatto di non fare più video ASMR? So bene i video ASMR, però vanno un po' montati a modino, come ribadisco io da prima, a modino, fatti bene, tagliati bene, cioè sarebbe dire montati bene. Perché l'ho detto, la stessa cosa è quella. Quella è da lì, non si scappa. Vanno tagliati bene, vanno fatti scorrere bene quando si tagliano, perché sennò è un casino. E vanno saputi l'argomento, ci vuole, perché se uno sa un argomento preciso, un determinato argomento, che cacchio ti mette a registrare, appunto. No, non lo so, ragazze, non ne ho idea. Ah, PS, vi sto ricordando che questo clip ve la sto registrando perché, come dire, l'altra ve la metterò dove lavo i piatti e dove armeggio alcune cose, armeggio i piatti, eccetera. E dove mi sto anche preparando un'altra inquadratura, ve la metto pezzo per pezzo. Come sarebbe a dire pezzo per pezzo? Sarebbe a dire che ve la metto un po' tagliuzzata, non del tutto, oppure metterò una musica di sottofondo. Adesso staremo a vedere, perché vedrete pochi, almeno le mie ultime parole famose, però vabbè, come so dire qua su YouTube, le mie ultime parole famose si fa per dire, perché forse o la metto più lunga la parte dove lavo i piatti, oppure metterò una clip più piccolina, sempre appunto dove io sto lavando i piatti e dove vi faccio vedere che sto anche mettendo, vi faccio vedere dove mi metto, cioè, come sto dicendo? Insomma, vi faccio vedere che tipo di detersivo utilizzo. Non veniva il termine, scusate, ragazzi, non è che sono proprio stanca, però questi giorni sto cercando di dormire di più, non sembra, ma è vero. Il pomeriggio non dormo quasi nulla perché ho un caldo. Come dice Federico Fashion Style, è brutto da dire, ma è così. Un caldo fotonico, e lo so, ragazze, è così. Quando c'è caldo, poi quest'estate è un'estate, come suol dire, di fuoco, perché è vero, ragazze, fa caldissimo. Quindi, boh, non lo so, volevo truccarmi oggi, ma con questo caldo sto ancora grondando, non so se si nota. Sì, sto grondando. Ma è brutto proprio. Già. E nulla, questo è quanto. Cosa devo dirvi altro? Che oggi appunto mi ho fatto anche il letto. Non so se si vede, ma mi ho fatto anche il letto, perché così era inguardabile com'era. Non so se vi ho fatto una clip mentre facevo il letto. Forse sì. O forse manco per parlarne, niente, boh, vabbè, vi faccio vedere questa parte qua, aspettate, vedete, ho fatto il lettuccio, lettuccio, l'ho fatto come meglio potevo, ma non ho avuto voglia di fare troppi strallatti, cioè di mettere pure la coperta, perché se metto la coperta, adios. Sto dormendo ultimamente senza la coperta, perché no, vabbè, così non si può. Se mi metterà anche la coperta, ciao ciao. No, non fa mettere la coperta. Quindi se dormo con lenzuolo è già troppo. Ma a volte il lenzuolo me lo tolgo anche mentre sto dormendo, perché non me ne accorgo. Poi me lo rimetto e poi sudo come una boia. Però vabbè, sono dettagli quelli, come si suol dire. Quindi sì, ragazze, quando dormo con lenzuolo è tutta un'altra cosa, perché sento benessere, ma benessere di che? C'è un caldo che si soffoca. Anche di notte si dorme bene, ma non tanto, perché quando dormi vuoi più sollievo dal caldo, ma che sollievo dal cacchio che non ce ne sta. Voi direte, perché dici così? Perché non c'è caldo, non c'è tutto questo fresco. La notte è vero, è un po' più ventilata, ma non tutta questa ventilazione del cavolo, perché non c'è nulla. Almeno dalle mie parti, qui nella mia strada c'è un caldo, come in tutto il palazzo c'è caldo. Vabbè,
Sto dicendo fregnacce, ma è la verità, ragazze. Se c'è caldo, c'è caldo. C'è come c'è caldo tutto il resto del mondo. Anzi, ho sentito dire che da alcune parti stanno scoppiando incendi e cose varie. Se non vorrei dire una stupidata, ma ho sentito le varie televisioni perché io le notiziarie le guardo, non solo anche sul telefono o sul computer, ma le guardo anche TV per capire bene cosa mi accade intorno al mondo, perché non vorrei mai che succedesse qualcosa anche qua. Vabbè, anni fa che qua succede, non so se sta succedendo anche adesso, ma anni fa che qua hanno fatto incendi e cose varie su boschi, eccetera. Vabbè, boschi. Sì, nelle campagne di Palau, quindi no comment, lasciamo stare. E quindi, no, così non va bene. A parte che se tu ti fumi una sigaretta, poi te la dimentichi accesa perché non l'hai spenta davvero, non ti sei impegnato per venire a spegnere una cavolo di sigaretta, se applichi il fuoco sono cavoli amari, perché la responsabilità è completamente automaticamente tua. Quindi non puoi fare come ti pare a te, accendi una sigaretta, te la dimentichi lì, non la spegni neanche per benino, e cosa fai? Te ne vai dove ti parate per i cavoli tuoi, no, devi spegnere la sigaretta. Quando tu passi, parlo proprio a te che stai guardando questo video. Quando tu sei nel bosco, dove cavolo ti pare, in qualsiasi campagna tu sia, spegni la sigaretta, perché poi hai visto cosa combinate voi. Eh sì, se non spegni la sigaretta, puoi anche combinare disastri dove passi. Quindi state attenti, non è una minaccia. Non me ne può fregare nemmeno, perché non è una minaccia, ma è un avvertimento. Spegnete le sigarette dovunque siate, perché se sbocca un incendio so cazzi. Scusate, ma il francesismo, ma è la verità, ragazze, non si può stare così. Cos'altro volevo dirvi? Sono contenta che mi sono sfogata, non per YouTube, perché non è per YouTube, ma per la gente che non sta a stare al mondo. Soprattutto per gli incendi che succedono di tanto in tanto, in anno, ma anche per quanto riguarda il fatto che sto caldo è allucinante, vero? Sì, lo so, si può anche andare al mare, ma io al mare questa non so che non lo vedrò. O lo vedrò ad agosto, vediamo. Se lo vedrò ad agosto, non si sa, è tutto da vedere. Mentre per quanto riguarda invece le live su Instagram, seguitemi anche su Instagram, perché non è sempre che faccio le live, ma faccio tante history, o stories, come le volete chiamare voi, tante foto, a volte pubblico anche lì i link dei miei video, quindi se vi va seguitemi anche lì per guardare le foto che posto di ogni luogo ove vado. Cioè, dove vado, non metto sempre tutti i giorni la mia vita, perché ne metto uno spezzettone di quello che faccio con quello che non faccio. E per quanto riguarda invece gli outfit, mi dimentico di farne, ma voglio cercare di prendere almeno l'organizzazione di fare foto belle, ma anche video. Non dico video perfetti, perché come ho sentito dire, e anzi è anche un modo di dire che la perfezione è vero, non esiste nessuna cosa, cioè è vero, non siamo perfetti noi esseri umani, manco per niente, non lo so, ragazze, non credo di essere perché siamo perfetti, perché solo Dio è perfetto, dite la verità, almeno in questo, solo Lui è perfetto, noi siamo nulla senza di Lui. Voi direte, ma tu sei credente? Non è che sono proprio credente, sì, sono credente, ma sono una credente. Così, perché ancora sto sperimentando la vera fede. Ancora non. Cioè, io credo in Dio e in tutte queste robe qua, ma ho ancora qualche dubbietto, non lo so perché. Voi direte, allora non conosci Dio veramente? No, non è che lo conosco, forse non lo conoscerò, ma. Ho fatto tanti anni in cammino con mia nonna, neocatecumenale, e anche lì non ci sono ancora. Devo capire bene com'è Dio. Mia nonna tanto fa le sante lodi, quando si sofferma
prima di guardarsi tutte le serie TV di soap opere, vabbè, adesso sono serie TV, non più soap opere come una volta, soap, ma serie TV tipo Un posto al sole o prima la terra amara o La promessa, quel che è. Insomma, prima di guardare tutte queste robe, le si fa le sante lodi, che sarebbero il... come si chiamano? Vabbè, avete capito, no? Come cavolo si chiamano? Boh, non vi rammento. Scusate, stavo facendo lo specchio per dove mi trucco io di solito. Comunque, si chiama il breviario, ecco, ovviamente. Il breviario sarebbe quello delle sante liturgie, delle ore mattutine, quello che si fanno le suore o i preti, quel che, insomma, è una sorta di breviario. Tipo una sorta di mini Bibbia, non so come chiamarlo. Perdonatemi se sono ignorante, qualche prete sarà all'ascolto, ma se volete correggere, prego, scriva qualcosa, perché io non mi intendo tanto queste robe. Mia nonna è più una studiosa delle liturgie, delle scritture, però io non me ne intendo tanto. Cioè, potrei intendere di trucco, per esempio, di trucco, abbigliamento, accessori, borse, make-up, l'ho già detto, ma anche cura della casa, cura della persona. Ma non mi dite di queste robe perché, cioè, non è che non me le dite. Ditemi più che altro queste cose della Bibbia, queste robe così, perché io sono poco ferrata. Sì, qualcosa la saprò, qualcosina. Ma, insomma, dovete aiutarmi perché sono un po' arrugginita, sono rimasta un po' un tantino indietro a queste robe, non molto, ma ogni tanto qualcosa mi viene in mente e la vado a chiedere a mia nonna, a informarmi da mia nonna, perché lei è molto esperta e ha studiato queste robe. Ha studiato, si fa per dire, perché ha fatto un cammino neocatecumenale, già ve lo ribadisco, dove c'era un signore, non posso fare nomi per privacy, che ci spiegava tutto della Sacra Bibbia. Dai primi anni della Sacra Bibbia agli ultimi anni della Sacra Bibbia, non so come si dice, però credetemi, se mi volete scrivere sotto un commento sotto questo video di che cosa si tratta, di cosa sto parlando, un prete o qualcuno mi scriverà se crede in Dio, se ha fiducia in Dio, come si suol dire, e se ha capito di cosa sto parlando, mi scriva direttamente qua sotto. Perché io sinceramente queste cose non è che non me ne intendo, ma sì, sono un po', non dico ignorantella, ma faccio fatica ogni tanto a capire bene come funzionano queste robe, scusatemi, non voglio offendere nessuno, questa preghiera che si pratica, oltre che in chiesa, anche sulle sacre lodi. Comunque, a parte chiusa parentesi, ragazze mie, se sono credente, sono credente, ma sto cercando di comportarmi come si suol dire, come ogni peccatore, perché, raga, come ho appena detto, non è nessuno perfetto a questo mondo, lo si sa, e lo so che io che lo si sa, però, come suol dire, lo so che non c'entra niente, ma ve lo dico lo stesso. Come so dire, sì, addio, aiutati che Dio ti aiuta, questo è il punto, lo so già, però, raga, non cercate la perfezione, cioè cercate di fare il vostro meglio senza troppo pretendere la perfezione, perché la perfezione non esiste e non esiste, ragazze, a meno che voi non vi vogliate essere proprio, non lo so, un qualcosa che è buono, non lo so, ragazzi, sto dicendo fregnaccio, ma per dire a voi che la perfezione non esiste. Cercate di fare il vostro meglio, ma senza pretendere troppo da voi stesse. Cercate di aiutarvi senza troppo essere schiave di questo, quello, quell'altro ancora, di cercare troppo in tutto quanto la perfezione, perché così non si vive per niente, si vive solo con lo stress. Okay. La peggior cosa è avere lo stress addosso, essere pressati da tutte e troppe cose che vogliamo e non vogliamo. Cioè, come siamo a volte noi esseri umani, siamo come dei bambini. Vogliamo e vogliamo troppo. Più ci danno, più vogliamo. E più ne abbiamo, più siamo troppo invasi da troppe cose. Non va bene così.
No, 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 no. A proposito, dovrei fare una cosa che dopo questo video credo che farò perché me ne sono veramente pentita. Vuoi di cosa? Non preferisco non dirlo perché poi non siamo anche vi siano i miei all'ascolto in questo video, quindi preferisco evitare di dirvelo. No, non ho combinato nessuna guai, tranquille. Non ho combinato nessun guaio, più che altro non lo so come dirvelo, non voglio girarci troppo intorno, ma voglio risolvere una questione che mi è rimasta in sospeso sul mio quaderno. Cos'è un discorso? Oltre che un discorso, è una cosa che voglio cancellare perché se me la legge qualcuno so cavoli, quindi meglio di no. Mi vergogno come una cosa, come una stupida. Ma certe cose meglio che io cancello quando le scrivo, poi o la brucio questa roba qua, ma bruciarla sarebbe come sprecare della carta, oppure prendo la cancellina come si faceva quando andavo a scuola e cancello quello che ho scritto, ma no, dovrei cancellare anche dietro. Va bene, proverò così, perché se no così come faccio? Veramente, guardate ragazze, no. Ok ragazze, ci vediamo dopo per il video dei prodotti finiti così. Vi scrivo tutto a questo video, a dopo. Dai, rimanete sintonizzate per la prossima clip. No, vabbè, non potete capire cosa tutto c'è qua dentro. Non me ne ero accorta e c'è tantissima roba. Scusate se guardo a destra, manca cavoli vari, mazzi vari. Ma sono un po' sconfusionaria per tutto quello che ho messo qua dentro. E non ci posso credere tutta la roba che ho finito. Non è tanta, ma non è neanche poca. È una via di mezzo, ovvia. E nulla, intanto vi faccio la foto, anche se non c'entra quello che state vedendo con i prodotti che vi stanno dentro, però è così. Ok, non so se l'ho fatta la foto, ma dopo controllo nella galleria. Allora, questa è la busta, come appena vi ho fatto vedere io. Non c'entra niente, ma vediamo un po'. Allora, come primo prodotto, cosa ho terminato? Questo qua che ancora è da terminare, ma la scatola ve la fa vedere lo stesso, ve la faccio vedere. Parliamo come mangiamo che è meglio, perché non sono toscana, ma io adoro l'accento toscano, una cosa che adoro tantissimo. Scusate se tanto faccio questo tipo di accento toscano che non c'entra una mazza con me, ma io ho degli zii toscani e voi direte allora? E allora se ce l'hai? Che ce ne frega a noi? Lo so, ma i miei toscani o i veronesi o qualsiasi altro tipo di dialetto, eh? Mi piace, mi ci dà la passaggio ogni tanto di fare l'imitazione o la voce tipo da toscana o da romana o cavoli vari, vabbè, quello che è. Comunque, mentadente, scusate il preambolo, però così, mentadente, white system, denti più bianchi in 2 settimane. Non lo so, però vabbè, questo è. Questo, come cavolo è? Mentadente, no, alla rovescio. Comunque sì, questo. Mi piace, sì, mi sta piacendo, sì, mi sta piacendo, però direi la verità, non mi fa impazzire come tutti gli altri dentifrici che sto provando finora, tipo il Sensodyne è fantastico, mi piace da matti e lo adoro perché non mi fa stare con, cioè non mi fa avere i denti sensibili che potrei avere di solito io quando mangio roba gelata come non so cosa, come il Polo Nord. Oppure addirittura come quando sono andata a prendere un gelato, eccetera, o una bevanda gelata, tipo la limonata o altra roba. Vabbè, comunque, o anche la granita tante volte, ma la granita ve la trovo adesso che non la trovo. Vabbè, comunque, mentadente ti piace? Sì, mi piace. La ricopreresti? Sì, perché no? È buona, ha un buon sapore tutto quanto. E quindi mi piace perché profuma bene l'alito, non 24 ore H perché poi me li rilavo, però dà il suo buon contributo per il lavaggio dei denti quotidiano e anche notturno, anche di sera, insomma, in tutte le sue sfaccettature. Quando ho bisogno di lavarmi i denti di corsa, per esempio adesso non ho lavati, ma dopo questo video andrò a lavarli di corsa, sì. Perché ho diritto di avere questo dentifricio buonissimo come Colgate, come tanti altri. Questo mi piace da matti.
Quindi ce lo consigli? Sì, ve lo consiglio se non avete i denti sensibili, altrimenti se non avete i denti e gengive sensibili come il mio, come le miei, sì, ve lo consiglio comunque, dai, mi piace. Il costo non me lo ricordo, quindi pazienza, però non è male, non costava tanto, dai. Poi, vediamo cosa faccio qua. Altra roba dentro. Vedrete, se non lo sai tu, avrai ragione. Era infatti un altro bagno doccia. Eccoci qua, bagno doccia ginseng e guaranà. Approvato Global Animal, vabbè, questa roba non lo so. Bagno doccia, body wash sarebbe bagno corpo doccia, sarebbe esatto, tradotto anche. Energizzante. Guarda, appunto, ci sei anche guarana. Ti è piaciuto? Mi è piaciuto. Ha un profumino buonissimo, un profumo molto very good, posso dire. Quindi sì, mi piace perché soprattutto mi dà quella che di freschezza tra le mani e anche di profumo, perché no? Vabbè, non deve solo profumare un bagno doccia o un sapone, deve anche lavare, ovvio, come giusto che sia. Fate sentire il profumo mamma mia, ce l'ho tra, anzi no, non si dice, ce l'ho, l'ho con l'H e l'apostrofo, con l'accento, vabbè, ci siamo capiti, l'ho travasato su dentro a un lavamani, dentro un lavamani, da sapone dentro un lavamani, l'ho travasato perché questo qua lo uso come lavamani, non sempre, ma alle volte sì. Questo ce n'è un 500 ml di prodotto, è una profumazione fantastica. Poi, ah, qua non vi ho fatto vedere, ma vedete, c'è anche la mora, cos'è il guaranà, non lo so, comunque questo, vedete, sto qua, mi stava cadendo tutto, sì, guaranà. Qua non so più dove mettere la roba, vabbè, poi un altro Allergan, no aspettate, Allergan sì, però cosa? Burro di karité, olio di mandorle, quindi Allergan di che cosa? Che non è Allergan? Allora, alla mandorla e karité, buono, 500 ml per un paio di 12 mesi, anche questo ha fatto il suo bel lavoro di pulire, ma anche e soprattutto di profumare, infatti. Con questo non c'ho la pelle secca, quindi fantastico. Sì, va bene, vado a mettere sempre la crema idratante, però anche questo mi dà il suo giusto compenso di pulirmi bene il corpo, oltre che il viso, quello che è, però quello che è. Cioè, il viso, mi insapona anche il viso, quando non voglio insaponarmi con come si può dire, dei detergenti adatti, idonei per il viso, vado con questo in tutto il corpo, compreso il viso, il collo, eccetera, il décolleté, e oltre al corpo, e mi ci lavo tutta, comprese le ascelle. Vabbè, comunque, ci siamo capiti, mi è piaciuto tanto. Poi, perché a volte utilizzo sia il Mil Mil, tanti altri detergenti tipo Nivea, robe così, insomma, questi marchi così, sì, sono abbastanza conosciuti. Poi ho terminato un altro Mantovani che chissà quanto andrò a comprarlo, perché costa la bellezza di 2,10 euro, vaniglia neutro, formula extra delicata, anche questo è stra buono, però saponi, profumi, non, vabbè, non saponi, profumi, acqua e sapone, perché ho appena capito che hanno fatto, allora, hanno cambiato, come si può dire, non disposizione, sì, hanno cambiato nome, non è più sapone in profumi, ma bensì è acqua e sapone, quindi, vabbè, no comment, comunque non fa nulla, basta che vi siano prodotti qua a Palau, negozi che possono prendersi insomma, ci siamo capiti che possono avere la saponeria, queste robe così come ci sono in continente, tipo acqua sapone o Douglas o insomma le profumerie, via. Che profumazione buona, che la vaniglia la adoro, è molto buono. Questo è
400 ml formato, sempre Paolo Cinesi. Come questo, buono e mi piace perché a questo lava bene, ma soprattutto ha una profumazione paradisiaca, ragazze, paradisiaca. Alla vaniglia, vedete, la vaniglia. Adesso non so più dove metterlo. Poi un altro Listerine, tanto per cambiare. Listerine, difese denti gengive, gusto delicato, tripla azione, riduce efficacemente la placca, 2, rinforza i denti, 3, protegge dalle infiammazioni gengivali, mente fresca senza, no, mente fresca, zero alcol. Per un formato da 500 ml di prodotto, ok, e quindi un po' di sempre 12 mesi. Comunque, quello che è finito, io non lo so perché ho sto vizio che dovrei finirne poco, invece lo finisco sempre, o uno o due alla settimana, perché lo so esagerato, sono una sprecona, ma questo è, e questo io faccio sempre, che lo finisco sempre in quantità industriale, non so perché, per quale diavoleria io finisco. Ma ho la fissa, non so se è brutto da dire, ma ho la fissa che devo profumare in bocca. Non va bene. Avranno tutti la fissa come il resto di ogni essere umano, ma io se non profumo in bocca non sono contenta. Dovrei andare in una città di quelle grandi, lussuose, eccetera, tipo, che ne so, Milano, Firenze, e andare da Primark, perché il Primark è il negozio dei miei sogni, come credo voi, Persepolis, eccetera, e comprare uno spruzzino di quelli per l'alito, perché io vado matta per l'alito, cioè, nel senso, mi spiego meglio, se non mi, se mi puzza l'alito mi fa schifo. Una cosa che io detesto, quindi o uno spray per l'alito, o io vado matta perché non lo so. Questo l'ho finito. Vedete, ce n'è un goccino che vabbè, pazienza, però io mi ci trovo bene se li finisco in quantità industriali. Io non vedrei l'ora di andare dal Primark. Ma qui in Sardegna, dove è il Primark? Mi attacco al tram perché non c'è. Quindi chissà quando andrò mai da Primark, mai e poi mai. Mi tocca spostarmi di paese in paese per andare dritta a Firenze o a Milano. Ma a Milano che ci va mai? Boh, vabbè. Talco profumato, dermatologicamente testato. Questo qua è il talco. Che questo mi ci facevo sia i baffetti che anche adesso qua dei peletti quando ne ho alle parti che mi hanno sempre me li va togliendo perché quando me li va a togliere non ne ho più, ovvio. E con questo, anzi, anche quando non utilizzo questo, questo lo utilizzo più perché nelle parti che mi fa sudore il seno, sotto il seno metto questa o anche nelle parti più delicate tipo il lingue, è brutto da dire ma è così. Utilizzo questo e non sudo come un cane, quindi top, fenomenale. Questo della Nier, come se Dio si voglia. Your body, talco profumato, un formato da 200 grammi, si può dire, credo di sì, esatto. Vedete? Già. E nulla, questo il talco lo utilizzo per ogni cosa, non per ogni cosa, ma quasi. Per non scaldarmi troppo, cioè nel senso per non avere troppo rossori in alcune parti del corpo, tipo qua sotto il seno o nelle ascelle o nel lingue, in ogni cosa che devo fare, tipo anche i baffetti, eccetera. Comunque è top, è fenomenale quel poro talco. Ce n'è ancora di altri prodotti? Non lo so, sto guardando, aspettate. Sì. C'è la mia micellare Prefer, che sarebbe quella della Garnier Skin Active, formula, nuova formula acqua micellare, scusate che non vedo la mazza. Allora, per pelli miste e sensibili, purifica, opacizza e strucca, ovvio, se no che cosa ce l'ho a fare in mano. Viso, occhi, labbra senza risciacquo, per l'amor di Dio risciacquate sempre, perché non è il caso di tenervi una cosa, un sapone addosso perché è come un sapone, anzi è un sapone che dico, un sapone che se non lo sciacquate ce l'avete per tutta la notte in faccia e non è il caso, quindi andate a sciacquare, a risciacquare perché è meglio.
senza profumo e ipoallergenica, azione sevoregolatrice, se zero residui, dermatologicamente e olfattologicamente testata. Ok, va bene. 100% plastica riciclata. Babine. Babine. Questo è il formato che mi viene tra le mani, ovvero che mi è venuto tra le mani e ci sta quasi più della mia mano, più grosso della mia mano, chissà perché, ma vedete. Già. E questo è un formato da 400 ml di prodotto per un po' di non più di 12 mesi, ma bensì di 6 mesi. Di 6 mesi. Si vede, sì? 400 ml. Bene, ragazzi, questo era tutto. Allora, ce n'è altro qua? Nisba, non ce n'è altro. Nulla di che. Tutto finito, busta completa, le due buste complete sono finite. Io adesso metto tutto dov'era, anzi, non vi stacco il video perché sennò veramente qua non so come salutarvi. Anzi, potrei far salutarvi in un'altra clip, ma vorrei far vedere delle altre cose. Non so come, ma le faccio, ma ve le farò vedere. Oddio, stavo facendo troppo casino. Ok, quindi, ragazze mie, ieri ho ordinato tutto, ho spolverato qua tutto attorno. Vedete qua, di qua, di qua. Insomma, questo pieno qua. No, non si capisce, se non ve lo faccio vedere non si capisce. Allora, ho spolverato tutta questa fila qua, tranne che questa. Però, almeno là, da questa parte, tutto spolverato, tranne che lì su, perché, raga, non mi devo spezzare le ossa per salire su, quindi no, non esiste proprio. Ma qui però sì, qua su sì, perché era tutto una schifezza di polvere, polvere non finire, scusate. Sensoriale ASMR, ma vabbè. Poi qua tutto il fatto del Douglas, una busta del Douglas, non so se si vede, ma eccola qua, il Douglas, si vede, sì. Comunque, tutto qua, pennelli e cose varie, le ho tutti messi sia su che giù, tutti i pennelli messi in ordine. Allora, altri sono da lavare, non ci fate caso, sono tutti da lavare. Lì c'è lo specchietto, da questa qua. Da questa parte qua c'è uno specchietto, uno specchio per truccarmi e anche da questa parte qua non ho spolverato. No, cosa dico? Qui ho spolverato qua, da questa parte qua. E poi, vabbè, a parte che ho fatto il laser perché era inguardabile, stamattina l'ho fatto bene, bene. Questo ciuffo non vuole stare come dico io. E nulla, ho spolverato tutto qua. Allora, ho spolverato anche questa parte qui, come vedete, qui, qua su. Qua sopra, dove si vede, sì, qua, ma c'è anche la polvere. Oggi non me la sento di spolverare, giustamente, perché, raga, mi ammazzo di caldo, quindi no, lo so. Beate le altre ragazze che riescono a spolverare, a lavare per terra, a passare l'aspirapolvere, che ne so, a usare il moccio Vileda, che poi non è moccio Vileda, ma è ben altro, quello aspira, lava per terra, quello lava, quella come si chiama? Aspira e lava per terra. Beate loro che ce l'hanno, non le sto criticando, sto solamente dicendo, beate loro che ce la fanno con questo caldo a dire, ah, oggi mi metto e lavo tale stanza, o una stanza o l'altra, o la lavanderia, faccio la lavanderia, stendo i panni, oppure che ne so, lavo i panni, li ritiro dalla lavatrice, oppure oltre a stendere, spolvero, faccio il letto, cambio la lenzuola e così via. Tutte cose che sono normali, però con questo caldo, chi ha voglia di farle veramente? Chi c'ha voglia? Ah, se vedete questo braccialetto è perché me l'ha regalato mia nonna che c'era dentro a una busta, non busta, scusate, sì, in un pacchetto che gli mandano delle cose tipo a non so come si può dire, non so manco se si può dire quel aggeggino lì che poi, cioè, che regalano delle aziende di persone che purtroppo non hanno la nostra fortuna, la nostra, che sto dicendo? Vabbè, comunque, insomma, ai poveri tipo dell'Africa, ai bambini, le mamme dell'Africa, insomma, tutte queste robe così.
Tipo, sì, vabbè, lo dico, ActionAid, non so se può dire, comunque, mio nonno ogni tanto riceve roba di Padre Pio, queste cose, e c'è questa collana qua di Padre Pio, non per fargli pubblicità perché io non vendo niente, ma ci vengono omaggiati di tante cose, tipo la penna, il bracciale, la busta per fare la spesa e quant'altro. E ogni tanto le doniamo qualcosa, no? Perché non siamo ricchi, perché anche no, non siamo ricchi di niente, ci mancherebbe solo. Sì, vabbè, non dico che ci piacerebbe essere ricchi, ma lo siamo, abbiamo anche noi i nostri soldini, ma abbiamo quello che abbiamo, insomma. Comunque, ogni tanto io non le do qualcosa, non sempre, perché non siamo un Babbo Natale, però qualche volta ci muniamo di qualche soldino messo da parte e glieli diamo quando andiamo alla posta a fare luce, delle bollette, gas, eccetera, quello che è internet. E via discorrendo, quindi con quello cerchiamo di. Aspettate, vi metto da parte perché mi si sta. Ecco qua, ballando l'immagine, non va bene. Allora, vi dicevo, preferisco più che altro aiutare mia nonna a pagare le bollette, sia della luce, non dico del gas, perché il gas c'è un signore che c'è un ragazzo, un amico di famiglia, che quando andiamo ci. Le chiediamo se è una bombola per il gas e la piazziamo, la facciamo piazzare. Ma per quanto riguarda le bollette, la luce e del telefono, andiamo alla posta. Il resto invece andiamo direttamente a comprare la bombola da un signore, un ragazzo dell'età di miei zii, e ci riforniamo da lui per il gas. Il resto, vabbè, sono sempre tutte cose che in una casa servono come i viveri, che sarebbero il cibo, le cose primarie, tipo non solo le cose della persona, l'igiene della persona o l'igiene, i prodotti per l'igiene della casa, anche quelli sono tutte cose che servono per farci star bene, per pulirci, tenerci puliti noi, ma anche la casa, pulire la casa, spazzarla, eccetera, insomma tutte cose che ci fanno stare bene, ma anche quelle ci servono. Tipo, che ne so, prendiamo l'ace, l'ace gentile o l'ace, non voglio fare pubblicità, però per farvi caso, per farvi un esempio, se prendo uno spray ace, come si chiama? No, non mi ricordo, vabbè, uno spray qualsiasi per non fare nomi, mi serve sapere, tipo, questo spray è buono, questo Chantecler, tipo, ho fatto un nome a caso, Chantecler, lo compro, quanto costa, quanto mi verrebbe a costare se io risparmio 8 euro per comprarmi tipo da mangiare. L'altra volta siamo andati all'Eurospin, non ho fatto il video perché non avevo voglia, ero troppo stanca, c'era un caldo asfissiante, come credo adesso, perché sì, adesso io sto grondando di sudore, non si nota, ma sto veramente grondando di sudore. Non so se si capisce, ma sì. E quindi nulla, ragazze. Era per dirvi semplicemente che. Cosa vi stavo dicendo? Non mi ricordo più. Ah, che. Tutto questo di risparmiare ci serve per. Non lo so, metterci da parte delle cose. Se l'indomani ci succede qualcosa, appunto, vabbè, metto le corna, mai. Mai sia ci succeda qualcosa, abbiamo sempre qualcosa a nostra disposizione, un soldino da mandare ai nostri amici, quegli amici, insomma, per dire, ai signori dell'ActionAid o ai signori quelli di Padre Pio, la voce rogazionisti di Padre Pio, la voce Antoniani di Antonio, Sant'Antonio di Padova o di dove è, non lo so, comunque vabbè. Insomma, un sacco di cose c'è da fare in questa casa: pulire, sbiancare, cambiare il mio comò, perché il mio comò è una cosa inguardabile. Non è proprio inguardabile, ma siamo lì. C'è da cambiare questo mobile perché oramai non. Cioè, quando lo apro mi devo spaccare la schiena ogni volta, non lo so. Perché si apre male ed è chiuso anche male. Voi non lo metterete, ma guardate qua. Guardate quanto è messo male. Vedete? Tutti i cassetti fanno veramente orrore a chi li vede. Voi direte, ma non te lo puoi cambiare sia il letto che il comò. Sì, me lo potrei cambiare, ma non in questo momento. Momento, perché ci occorrono altre, abbiamo altre priorità. Prima a sbiancare casa, poi a sbiancare casa che ci vogliono, occorrono molti soldi, quindi chissà quando sarà e se sarà.
momento mi faccio bastare quello che ho e buonanotte ciccioli, muore tutto lì. Perché al momento non se ne parla nemmeno. Cosa vi sto dicendo prima? Ah sì, che per quanto riguarda i viveri non compriamo molto, perché sì, compriamo, spendiamo una cosa allucinante. Voi non avete neanche idea, voi direte: quanto spendete per i viveri? Tantissimo. Tra mangiare, perché io mangio come un boia, voi direte: ma mangiare meno? Sì, lo so, dovrei mangiare più verdura e frutta, ma a me la frutta, come dicevano altre amiche di YouTube, che adesso forse non fanno proprio video su YouTube, non lo so. Sì, dovrò dire come loro: la frutta mi sta sulle balle, però la dovrei mangiare, perché sennò non riesco, perché sennò è brutto da dire, ma non riesco. Cosa non riesci? Non ve lo dico perché fa schifo, però la pancia non la faccio scendere. Se non mangio frutta e non bevo più acqua, lo so che non è schifo, ma per me è schifo, perché ho la pancia, qualcuno mi ha detto: ma sei in puntini puntini? Avete capito? Incinta? No, non è una cosa bella da dire. Però se mangiassi di meno e con calma e cercando di fare più attività fisica, bere tantissima acqua, mangiare tanta frutta, verdura e bere meno, vabbè, le bevande gassate ne sto bevendo una botta di papa, si fa per dire, perché la verità, sì, sto eliminando tantissime bevande gassate. A partire dalla Coca-Cola alla Sprite, che la Sprite l'altra volta mi è venuto quasi una bottiglia intera, come ho fatto non lo so, ma io so, ve l'ho detto sempre e ve lo dico anche adesso: sono un boia, quando bevo non mi ferma nessuno. Quindi, oddio mio, che cosa devo fare? Sì, lo so, ho detto una cosa gallurese, non dovrei dirla. Oddio mio, comunque, Dio buono, aiutami. Perché non è giusto, tutte le volte sono così, mi fermo a bere troppa acqua gasata e non va bene. Sì, lo so, potrei bere l'acqua normale e la sto bevendo, in effetti. Infatti, non avete idea di quante andate in bagno mi faccio. Cioè, plin plin è tutto andare. Poi direte: ma è naturale? Sì, lo so che è naturale, però questa è la vita. Già. E niente. Allora, a dopo. Allora, ragazzi miei, eccomi qua. Dunque, qui ho pulito tutto, anche qua. Sì, lo so che vedete roba che non c'entra niente. Qua ho pulito tutto il mio comodino, che era inguardabile com'era. Qui, quando sarà, si sarà, non lo so. Cambiare la testiera del letto e anche la pedana da questa parte qui, non lo so. Adesso non so niente, perché, ragazze, è tutto in, come si può dire, tutto in modalità standard, pausa, non so come si dice, però. Non si sa mai quando potrò fare tutto questo, e se si farà, perché probabilmente resterò così, non lo so. Certo, così non posso stare come sono adesso. Poi qua ho pulito tutto, ho spolverato da questa parte qui, tutto bello spolverato. Vediamo se c'è ancora la polvere. No, non ce n'è. Grazie a cavolo, ho spolverato ieri. Ce n'è un pochettino, ma meno di ieri, guardate. Si capisce che ce n'è meno di ieri, aspettate. Sì, ce n'è meno di ieri. Comunque, per far capire che non sto scherzando, che non ho giocato a spolverare, ma che ho spolverato veramente, come so dire, sì, ribadisco, per benino. Comunque, ho spolverato tantissimo. Sì, lo so, qua vedete tutto quell'ambaradan che ho combinato prima, nell'ultimo clip, che sarebbe clip, che ho fatto prima di questa qua, dove vedete tutti i prodotti che vi ho recensito. E che vi ho detto che mi sono piaciuti, ma alcuni forse non li comprerò, perché raga, ne posso fare a meno. Ce n'è tante di cose da ancora qua da finire, come tutti questi prodotti che ho qui, non so se si vedono, ma sono questi. Tipo il profumo, questo guardate, è a metà, quindi voglio evitare di finirlo, perché poi mi costa una barca di soldi a comprarlo di nuovo. 15,90, no, non esiste proprio. E lo so, è caro, però se io voglio comprarne uno meno caro, mi conviene. Comunque, qua c'è tutte le mie acque profumate. Sì, qua, da questa parte qua, qua, vedete, già di qua. Poi, è tutto un ambaradan, vedete il mio comò? Questo comò da cambiare, ma al momento, tabula rasa.
Non se ne fa niente perché per adesso rimane tutto com'è. Finché non si decide cosa fare in camera mia, lascia tutto com'è. Non mi cambia niente, non mi fa fastidio, non mi urta il sistema nervoso perché tanto mi devo accontentare, come si suol dire, di ciò che ho. E va bene così. Da questa parte c'ho il mio bel cavalletto, quando voglio lavare i piatti ce l'ho. Come avete visto nella clip di non so quando la piazzerò questo video, ma almeno ce l'ho. E qua c'è la finestrina della mia camera. Da questa parte qua c'è il... Sì, lo so, mi sto facendo venire mal di mare. Vi prometto che prima o poi vi saluto. Prima o poi. Questa è la quadra della Madonnina. Qua c'è il quadro dei miei genitori e mia madre e mio padre, ovviamente io. Bene. E nulla, un bacio e ci vediamo al prossimo video. Lungo sarà, ma almeno spero che vi sia piaciuto. Oh, non so, mi sta venendo sempre dei rigurgiti, non so perché, però speriamo che mi passino perché. E da quello che sto parlando, non sto bevendo neanche un goccio d'acqua, lo so che è brutto dire rigurgito, ma non è rigurgito, ma più che altro è voglia di bere. Quindi ho detto già una stupidata. Perdonatemi, perdonatemi, perdonatemi. Lo so che non mi perdonate, ma non siate, non dico clementi, ma almeno abbiate la pietà e dico la pietà di non dirmi cose cattive, perché se no vi cancello, giuro, non a voi scritte, alle altre haters, va bene, commento. Bene, ciao, presto, like, commento e basta, iscrivetevi se vi va. Ciao.